basta ragazzi, io l'ho detto, l'ho pronosticato. Per l'ultima partita di questa giornata, dove vediamo però sfidarsi contro il Bologna, che è una squadra nuova ma con giocatori che conoscete bene, come per esempio Kundispa, che è un ex. Che ti devo dire, è una squadra forte, noi siamo obbligati a vincere secondo me, perché abbiamo visto un Milan fortissimo. Cambi doppi, cambi singoli. A Roma se vince sta partita fa un gran salto, sarebbe utile vincere sto game. Come lo facciamo stavolta? Beh, struttureremo sempre i cambi insieme al mio secondo, quindi partiremo con un cambio singolo per poi gestirli piano piano durante sia il primo tempo che il secondo tempo. Lo non sa manco lui di che sta a parlare. Vabbè, ma c'è sta Johnny Sins, guarda, il maestro. Presenta come eccola. Una delle squadre meno avvantaggiate della Fiorentina, del stava dormendo. Per quello che ho visto in campo possiamo batterli tranquillamente. Quali sono le sensazioni di questa mezzanotte ormai scoccata e secondo te in che modo la stanchezza potrà avvantaggiarvi magari da una parte e svantaggiarvi dall'altra? Allora, riguardo la stanchezza, noi non giochiamo da 5-6 partite praticamente, però questo secondo me avvantaggia loro perché sono un attimo più freschini di noi. Noi è come se fosse un'altra giornata praticamente, però ragazzi, Giammo non uccidere, non si entra con la paura, entriamo camera. Per giocare è una mia creazione sul per guardare. Ma ragazzi, comunque se c'è la rissa significa che è successa in questa partita, e allora conosce, vabbè, io sto zitto, secondo me già so tra chi è. Oddio, no, è vero, a Roma c'è sta pure lui, questo qua, frate, è un po' fumino. Sì, Rapolla. Mamma, col cappello, figurate, così almeno risaltano ancora meglio le orecchie. Ah, yeah, oh. Ozzy, Nick, Dumbla, Sikovic. Senza paura, dai. Raid. Dai, raga, oh. Calmo, c'è una Pechini che fa tutto da solo. Pechini fino in fondo, poi liscia. Ma che sta facendo il portiere del La buono? Porta è vuota, critico. Va bene. Ezector. Ezector, mamma mia, ma che è il 1981? Un in mezzo a due, c'è Cruz a raddoppiare. Qui fallaccio però di Kundispa. Primo giallo della partita dopo i primi due minuti di gioco. Come osa toccare Sergio della Don della Cruz Pereira con Kundispa? Io l'arbitro di sempre! Sono destra! Bravo! Fate subito. Bravo Sequel, fa l'indietro per Pellegrino. Poi Cruz prova ad inventare la conclusione, forte, ma centrale, va giù bene, Pechini. O fa? Parte Pierino, che botta di esterno destro alla Quaresma. Mi è appena successo una cosa strana, sto sul raccordo. Attenzione Pierino, questa volta non può nulla Antoine, 1-0. Guarda Pierino, guarda Pierino. 0 per il Bologna. Mi dico, aiuto, aiuto. 8 righe di beat, ho capito. Adesso deve... Come hanno preso il gol? Fammi vedere. Non può non... Dalla parte di Antoine. Buongiorno. Mamma mia, sì. Cosa sta coprendo, sì? Cosa sta coprendo? I ciuffi d'erba. Che sta a coprire, sì, Wolf? Gli era cascato l'euro. Che sta a cercare? Qualcosa per terra. Porca madosca. Attenzione, Pierino! Questa volta non può nulla Antoine. 1-0 per il Bologna. Andrea, aiuto. Bentornato, aiuto. Cibo, bentornati. Adesso deve reagire la formazione giallorossa. Pellegrino alza la poggia, testa. Poggia, Marconi poggia, prova a poggia. Girarsi. Chiuso da Ezector. Buona la giocata di Cruz. Tanto è rimasto a terra Pellegrino, ma si continua. Sikwolf! Grande occasione per la Roma. C'è una super parata da parte di Pechini su Sikwolf. Intanto è rimasto a terra Pellegrino. Bravo, momento di apprensione. Ci sta uomo nano, sì, per terra. Michi, scalda. Tutto pronto per il secondo tempo. Ma fallosi questi del Bologna. Sono degli scarpati. Attenzione a Cune che tenta subito di sorprendere la Roma. Raid. Prima, bello il tocco di Rapolla per Marconi con la punta. Dai Federa, buono, dai, un po' di cattiveria, oh! Centrale però, Pechini vale. Attento. Fede, bentornato. Buona azione da parte della Roma. Attenzione a Cune che si gira. Kun, forte ma centrale. Buona la risposta di Antoine. Poi Sikwolf. Bravo Fede. Dai Simo, alzati, Fede. Luce Rapolla all'indietro per il critico. Di prima. Beh, però frate, a Kundispa gli stanno a fare quello che fa, quello che gli pare. Kundispa che si libera bene, ancora Kun, numero, pallone lì di tacco. Alla fine ritorna Antoine. Dai che ci siamo quasi col secondo. Salta Rapolla, salta anche Sikwolf, ancora home, fino in fondo, in mezzo. Vai, Antoine, la porta è vuota e mamma si mia. Divora il... La difesa da Roma, mamma mia, da piagne. Pechini.
verticale al centro per Kun, spalla alla porta, vediamo se riesce a girarsi. Niente, Kun impossibile levargli palla. Attaccato da Marconi, due volte resiste Marconi, con in pallo, in campo sì, due contro due, Marconi ancora la terzata. C'è la palla, vediamo se si chiude l'1-2. Bravissimo, Rapolla e poi ancora Marconi chiuso incredibilmente da un super Pechini. Raid. Perde il pallone, Omma, uno contro due, calma. Adesso c'è Pierino in mezzo tutto solo, Antoine salva la Roma dal 2-0. Ma che è? A gara da Sarsiccia, a gara del liscio, ma se stanno a cagare 18 gol a testa. Ma adesso, momento di totale confusione, squadre lunghissime, il critico messo giù da un gesto di frustrazione di Rapolla, che si becca anche il giallo. Dai, dai, oh, stai qua, stai su, Michi, resta là. Da verda. Qui il contrasto è durissimo, il pallone è ancora lì, finisce giù Cruz, calcio di rigore per la Roma. Cruz contro Pechini, una... Ma che rigore è? Finisce giù Cruz, calcio di rigore per la Roma. Ha gambe, non c'è sta un cazzo, forse gli è entrato con la mano lunga e ha spostato. La Roma, Cruz contro Pechini, una sfida interessante. Il portiere del Bologna in gran forma quest'oggi contro Cruz, il fuoriclasse della Roma. Parte Cruz, il pareggio della Roma. Calcio di rigore imparabile, forte. Vediamo se tenta il tocco per Cruz, prende la mira Pechini, ancora Cruz, incredibile davvero, è un duello infinito quello tra Cruz e Pechini. Calcio di punizione per la Roma, battuto subito, attenzione a Reid, palla sul destro, rientra sul bacino, Reid la puntata, il pallone lì, incredibile Pechini, incredibile, doppio miracolo, pazzesca prestazione di Pechini. Oh merda, è questo che gli è successo? È morto? Frate, ma che parata? Il bacino, Reid, la puttata! Il pallone lì! Incredibile Pechini! Incredibile, doppio miracolo! Pazzesca prestazione di Pechini. Oh no, è stato... niente, lo sapevo che era Antoine, figurate. Intanto qui rimane a terra qualcuno. Sta succedendo Rombi, di tutto. Io no! Tutto giallo per Antoine. Ma che cazzo sono ufficiali e se parlo con questo tre la botta dai due silve fammi sto spam dei subedestate e poi me è matto, una barriera gigantesca, è impossibile passare, finisce qui 1-1 tra Roma e Bologna, con le occasioni finali della Roma disinnescate da un super Pechini. Intanto Rissa in campo, eccoci qua, non poteva mancare. Oh, che strano che Antoine sta sempre in mezzo a ste cazzate. Pazzesco! Che fa Marco? Bravo Marconi, mi eccidi. Ah, bravo, manda a fare video mezzo in metro, dai, che è meglio, dai, che gli, quelli gli riescono bene. Scara, Soman, bentornati. Le hai prese tutte. Non si saprà mai che cosa è successo, perché? Così, matto. Tutte, le imprendibili, complimenti. No, la Roma sta senza portiere alla prossima partita, ho capito. Le conseguenze saranno quelle del portiere, mi auguro. Vabbè, comunque Rissa, per modi, si sono dati due carcetti, si sono dati, dai.